Questa è la nostra situazione. Nemmeno venirci a dare un sostegno pure morale, niente. Nemmeno a dire se possiamo uscire il sentiero per la strada. Nessuno che si fa vedere. Da ieri notte tutto bloccato e tutto sordo. Non sente niente nessuno, non vede niente nessuno. Come da previsioni, Questa è la non si è fatto situazione. attendere. L'arrivo di Siamo Burian 2, la nuova ondata di gelo che ha investito continuo a gran parte nevicare forte dell'Italia, sta mettendo in ginocchio numerosi comuni della Puglia, dal Gargano all'entroterra Varese e ciclone, Salentina, aria situazioni drammatiche polare, registrate da alcuni abitanti nel neve territorio di Altamura e Ruvo di ancora, Puglia. Questo video, registrato in perdita di agroruvese, immortala la situazione all'interno della cascina Pascariello nel cuore della Murgia. Il titolare lamenta l'assoluto isolamento. Nessun mezzo di soccorso predisposto per assicurarsi delle condizioni di salute di persone ed animali. Da ieri sera, dice l'uomo nel video, nessuno si è fatto vedere, le immagini parlano da sole, all'orizzonte solo una distesa infinita di neve. Il bestiame tutto chiuso, adesso inizieremo nuovamente a tirare acqua dai pozzi secolari. E tutto quello che sembrava passato, non è passato niente. Intanto la Siamo Protezione Civile nuovo dirama allerta gialla sulla Puglia dalle 13 di ieri per le allaccia successive all'Etna, 30 pure ore per Messina, rischio idrogeologico per la temporali, gialla. vento e neve su tutta la regione. A causa del perdurare del maltempo si moltiplicano i Faccio danni vedere in il Polo campagna, Nord, secondo i rilievi di Coldiretti continuo Puglia, i tir sono bloccati per le forti nevicate e ciò rende difficile il trasporto di ortaggi freschi e l'approvvigionamento delle produzioni agroalimentari. L'eccezionale ondata di maltempo che sta colpendo la Puglia, denuncia il presidente di Coldiretti Puglia, Gianni Cantele, sta moltiplicando danni e disagi in campagna. La tempesta siberiana ha distrutto nelle campagne almeno il 20% del raccolto di ortaggi come lattughe, patate, carciofi, cavoli, verze, cicorie e broccoli. Sono stati colpiti dal maltempo anche vivai di piante e fiori, mentre sono andate perdute in molti casi gemme e fiori di piante da frutto. Ma il gelo invernale, ricorda l'organizzazione agricola, ha anche spaccato la corteccia, ha bruciato le gemme e spogliato dalle foglie almeno 25 milioni di piante di ulivo, dalla Puglia all'Abruzzo sino al Lazio, dove le perdite in alcuni casi raggiungono il 60% della produzione. La fotografia reale della situazione sarà possibile però solo nei prossimi giorni, quando si potrà tornare nei campi e accertare i danni. Se il maltempo impera a marzo, febbraio passa alle cronache come il più freddo degli ultimi 4 anni.